Quindi buonasera a tutti. Allora, questa sera l'obiettivo è spiegare da parte del segretario distrettuale le mansioni del segretario di club, potendo anche rispondere a eventuali richieste. L'obiettivo è quello di dare più informazioni possibili a chi questo lavoro molto complicato e anche molto oneroso lo svolge con impegno. Chi deve fare delle domande, per cortesia, mi alzi la manina e io poi gli darò la possibilità di parlare e nell'ordine con le quali verranno alzate le mani. Detto questo, ringraziando ovviamente Francesco Mineo per il supporto e anche per la collaborazione alla preparazione della presentazione, e Vittorio Di Cosmo, che è il numero due, il mio vice all'interno dell'Accademia, do la parola a Mario Orlandi perché inizi questa presentazione. Grazie a tutti comunque di esserci. Buonasera a tutti e mi scuso assolutamente dei problemi che ho creato, a parte il ritardo di 10 minuti, ma io pur con tre computer, tra computer, telefono e iPad, alla fine problemi di linea non mi hanno consentito e ero collegato dalle 6:30 come prova, mi dispiace. Va bene, vi ringrazio a tutti per la vostra presenza e per la volontà di accrescere le vostre conoscenze sul comportamento e sul modo di operare dei segretari di club. Il segretario di club, la cosa più importante che io vorrei esortarvi, ma ormai l'anno è iniziato già da un pezzo e i corsi di formazione si sono ripetuti due volte, sia in Umbria che nel Lazio che in Sardegna. La partecipazione dei segretari, considerando 131 club nel distretto, non è stata mai così, diciamo, numerosa, tant'è vero che le telefonate che io ricevo costantemente con domande anche banali, come faccio a trovare il mio numero di matricola, come faccio a iscrivermi su My Lions e via discorrendo. Vi vorrei riepilogare brevemente alcune informazioni su quelli che sono i compiti principali di un buon segretario di club. Premesso, prima di tutto, deve collaborare con il suo presidente e con il consiglio direttivo e fare da collegamento con gli organi distrettuali. Deve trasmettere i rapportini delle attività del club. Probabilmente, se vuole, le può inserire man mano che queste si verificano, onde evitare che le dimentichi, oppure si fa un brogliaccio e le inserisce tutte quante alla fine del mese. Non deve dimenticare assolutamente, e purtroppo molti lo fanno, che deve anche certificare la presenza dei soci su MLSI, perché anche se non ci sono variazioni di soci, questo medio Non si sente, non si sente. Non si sente niente. Lo so, probabilmente stanno Cioè, ricercando di connessione risolvere. scarsa da me. Qua ha smesso di parlare, però si sente Non ti niente. disturbo. Dimmi. Cosa ti preparo per cena, amore? Nulla. Dovrebbe essergli si è scaricato il telefono. Nulla. Massimo. La fine, un No, non ti pezzettino. sento. Prendine Massimo. una Deciso. grande. Un pezzettino, un po' tenterete di mangiarla. Due, No, proviamo. non si sente niente. No, Io secondo non sento niente. me. Nessuno sente perché. No, c'è un problema. Stiamo cercando di risolverlo. Abbiate un attimo. Risulta ancora partecipante. Però nell'elenco si vede ancora partecipante Mario. Nei 36 c'è anche lui.
Quindi è connesso, però forse qualcosa. Non lo so, Non ho magari idea, la lista si è penso. aggiornata No, dopo un po'. No, vedo che magari però mi viene un attacco di fame e mangio qualcosa. è presente, ma c'ha il microfono disattivato, Mario. Bisogna riattivare il microfono. Pronto? Eccoti. Vai. Pronto? Eccolo. Sì. Sentiamo. Pronto? Sì. Sentiamo. Quel capo al sud Attiva non l'audio c'è, diciamolo, degli Senti, altoparlanti del invece. telefono. Guardalo, lo guardo io. Mi sentite? Che ti ho detto a pranzo, finiscitelo. Ti sentiamo. Ti sentiamo. Mi sentite? Ok, quindi è tenuto a inserire tutti i dati, in particolar modo i modelli della privacy che vanno conservati a cura del presidente pro tempore che ne è il responsabile. Io questa altra cosa che scorre sulle slide, di fatto non mi è mai capitato di farlo, di versare una cauzione a garanzia del fedele adempimento dei suoi doveri. Io non so se in altri club viene fatto, ma sinceramente vi devo dire che per me è una novità. Io non l'ho mai fatto. Al termine del suo mandato, consegna i registri del club al suo successore, e questo ovviamente è una prassi normale, anche se ci sono dei segretari storici che E durano una vita. avanti con la presentazione. Si deve io le slide registrare, sempre la come stessa. tutti i soci dovrebbero fare, sul portale Allora, scusa, My Lions. quando si chiede di mandare avanti, potrebbe occuparsene l'altro. Quindi, Maglio, basta che suggerisce di andare alla slide successiva e quindi ci si va. È così che Alla dovrebbe funzionare. pagina 4-4. 4-4. No. Pronto? Pronto? Ti sentiamo, Mario? Sentiamo? Pronto? Ti sentiamo, tu ci Ti senti? Pronto sulla sentiamo. pagina 4-4. Sono i dati come registrarsi sul portale dei soci, su My Lions e su MLSI. Per registrarsi su My Lions è semplice, basta farlo una volta e poi dopo si passano le consegne e si spiega anche agli altri. Ci Dai, ma si qui non vediamo registra nulla con il però, eh. nome, con Non la si vede propria. nulla qui, eh. Non ci sono le slide. Io sto cieco completamente, guarda. Io sto Ragazzi, dai, parlando quando... della pagina 4-4. Sì, ma prima della 4.4 c'è la 2.4. Segretario di club 4-4. Scusa Mario, perché non fai la 2, 2/4? No, questa è La 4 2 barra 4. non l'hai ancora spiegata. La 2 non l'ho spiegata, probabilmente no. Come no? Ho detto i dati anagrafici dei soci, le nomine, le presenze, ne ho parlato già della 2-4. Vabbè, allora ci sono stato distratto io. Vai avanti. Io sto parlando della 4-4 in questo momento. Come registrarsi sul portale dei soci? Come aggiornare i dati anagrafici su MLSI? Ogni qualvolta un socio cambia un indirizzo, cambia un'email, cambia il numero di telefono, è compito del segretario modificare questi soci. È importante che tutte le informazioni inerenti ai soci, numero di telefono, indirizzo email e indirizzo postale, vengano regolarmente inseriti, sia per i contatti che si possono avere, sia per la spedizione di quanto avviene per posta, tipo la rivista Lionismo. È importante anche, e non tutti lo fanno, segnalare la professione del socio, perché è molto importante, soprattutto quando il governatore incoming deve scegliere le persone per il suo organigramma, in base alle professioni, può più facilmente decidere
di che cosa servirsi. Andiamo avanti. Come accedere, come registrarsi, ve l'ho detto. È importante. Allora, sulla pagina, su MLSI, sono importanti alcune operazioni. Uno, quella della registrazione dei nuovi soci, delle dismissioni dei vecchi soci, delle nomine dei delegati, quella del rinnovo delle cariche del club che va fatta ogni anno dopo l'assemblea di primavera. E ribadisco, sempre su MLSI, mensilmente, anche se non ci sono variazioni del numero dei soci, questi vanno spuntati e certificati come numero di soci presenti. Diciamo che praticamente, scusate, la forma e tutto, io non riesco a vedere niente perché sto parlando al telefonino, vi ho detto praticamente tutto. Se c'è qualche domanda, fate pure. Visto che c'era una richiesta di informazioni, Andrea Dottoloni, prego. Esiste un tutorial video delle azioni che si possono fare sul portale? Oppure, diciamo, cioè io sono un informatico, sono un ingegnere informatico e comunque tutte le funzioni non sono intuitive né per me, che sono un ingegnere, né tantomeno per persone meno esperte di me. Hai ascoltato la domanda? Questo non te lo so dire, perché io sono un autodidatta e non mi servo di tutorial. Quello che mi hanno insegnato lo metto in atto. Io ritengo che siccome... Si può rispondere più facilmente Mineo, probabilmente. Se posso aggiungere qualcos'altro, io ritengo che sarebbe necessario far fare un tutorial, in quanto siccome le informazioni che sono nel portale ovviamente non possono essere oggetto di smanettamento cioè di chi è autodidatta e magari commette errori, anche perché si rischia di ovviamente cancellare soci oppure alterare dati in modo irreversibile, fare comunicazioni errate che potrebbero ovviamente dopo creare ovviamente interazioni che poi dopo vengono risolte a livello distrettuale, però facendo un tutorial io chiedo se è possibile in futuro avere un tutorial del portale. Diciamo che la risposta è, per il momento è un no, però se vuoi avere informazioni in più puoi andare sui corsi che vengono fatti online dalla nostra associazione sul sito internazionale e qualche informazione in più ti viene data. Ecco, la posizione è questa. Per ora insomma non abbiamo creato nessun tutorial, come diceva anche Manlio. Quindi prova un attimo ad andare sul sito internazionale dove ci sono i vari corsi e verifica se quelle informazioni presenti sul tuo corso sono fare le tue richieste. Scusi, okay, governatore, ma io faccio una premessa ancora. Non era stato detto che il sistema My Lions doveva essere cambiato entro il 2024, tra l'altro? Quindi fare un tutorial di oggi di un sistema vecchio è inutile, visto che da domani abbiamo quello nuovo. Non so, io mi permetto, scusate se mi permetto. Hai ragione, magari fare un tutorial sulla nuova piattaforma potrebbe ovviare a problemi dovuti alla migrazione. Sì, diciamo che siamo in un periodo di limbo in questo momento, si parla del gennaio del 2024, Dio sappia. Va bene, andiamo avanti con le domande. Mariangela Foscoliano. Parla di gennaio 2024. Esatto. Mariangela Foscoliano, prego. Mariangela, ci sei? Devi attivare il microfono. Mi sentite adesso?
Adesso sì, sentite? prego, 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 vai. Allora, Sì, sì. la mia domanda proviene dai soci. Allora, è stato notato che sono delle inesattezze sul sito, cioè, mentre io ho corretto i dati su MLCI. Quindi vorrei sapere a chi mi devo rivolgere, per esempio, per correggere l'email di riferimento che risale a 5 anni fa sul sito, quindi è stata aggiornata. E poi l'ultima cosa riguarda le associative. Abbiamo ricevuto fino allo scorso anno, quindi vorrei sapere se possiamo e come richiedere quelle per i nuovi soci, sempre dell'ultimo anno, perché abbiamo ricevuto quelle fino al primo, poi non so perché ha perso la sua terra associativa e vorrebbe sapere se è possibile avere una copia. Non si capisce solo a tratti, non ho capito niente. Grazie. Credo che la signora abbia dei problemi di connessione. Allora, io vi sento benissimo, posso ripetere se Adesso volete? sentiamo bene anche noi, Mi vai. sento? Bene, allora, velocissimo. Come correggere l'indirizzo Eh sì, mail perché si del sentivano mio club solo Cagliari smozzicate Host? le parole. Ma adesso si dovrebbe sentire meglio, madre. Com'è possibile Su correggere? No, già fatto. MLCI. Io parlo del sito 108L, Del sito. perché su L6 ho già corretto tutto. No, 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 no. Lascio aperto. No, no, non la Qualcuno mi parola. sente? No, guarda. Pronto? Non c'è nessuna risposta. Manlio, hai sentito la domanda? Se ti sei sconnesso. No, io ho capito. Allora, correggere su MLCI, sul sito, no, non so come. Che c'entra sul sito? No, no, Credo no, che non lei capisco. Entra voleva. perché è sbagliato da 5 anni. Scusa, è sbagliato da 5 anni. E i miei soci, colleghi, si rivolgono a me perché io faccia qualcosa finché io ho detto In che da realtà c'è una MLCI procedura. non posso correggerlo. Innanzitutto devi Sì, verificare se il che socio va è direttamente Ma al cos'è che è sito di sbagliato? Non Cagliari. capisco che cosa è che è sbagliato. Non parliamo in troppi, altrimenti non si capisce. Già No, e siamo. allora è sbagliato. Non Scusate, capisco che cosa è sbagliato. scusate, è sbagliato l'indirizzo mail del club. Fa riferimento a una vecchia mail di un socio che è disattiva da anni. Scusatemi se mi Io ho intrometto. mandato, scusa, io ho mandato una mail per fare questa cosa, ma per correggere A chi? la mail del club. Guarda, dovrei andarla a riprendere, adesso non mi ricordo. Avevo mandato una mail e me l'hanno corretta perché anche noi avevamo un vecchissimo indirizzo di un socio. Però adesso neanche te la posso guardare qui perché sto col telefonino, quindi ho difficoltà a vederlo. Comunque, Però Camilla, a c'è. chi hai mandato la mail? Grazie comunque. A chi hai mandato la mail? A chi hai Non me lo mandato? ricordo, non Ah, me va lo bene. ricordo adesso, non me lo ricordo. Allora, Dovrei scusa, andarla a scusa, riprendere. È dove dell'anno l'hai scorso, una mandato? cosa che ho fatto l'anno scorso. Beh. Comunque, Scusa, adesso prova a scusatemi. mandare un'email a segreteria a distretto 108L@gmail.com. O io o Tamburi vedremo come fare. Ok, andiamo avanti. Piero Hai Nardi. capito? Scusa. Sì, vabbè, ha sentito. Sì, Sì, grazie. buonasera. Penso di sì. Grazie. Anche il club di Viterbo ci cioè, non è mai sbagliato. Abbiamo mandato le mail a chi aveva
quando ci è arrivata la vostra email, che le correzioni andavano inviate in un certo, a un certo indirizzo, e l'hanno sistemato. Cioè, io non capisco, scusate, ma stasera mi sembra una riunione dei dilettanti allo sbaraglio, mi pare una cosa, forse quelli fanno anche meglio. Io sono venuto a luglio, sono venuto a settembre. A settembre era stato detto che il sito doveva cambiare entro novembre, avremmo fatto una riunione online. Io oggi, come minimo, mi aspettavo di vedere il nuovo sito, ma non dipende da voi e sono pienamente d'accordo. Appunto. Ma comunque la cosa che ci interessa, mi interessa a me, diciamo, e credo anche agli altri partecipanti, è vedere alcune registrazioni, perché per esempio l'attività distintiva, io ho il socio Carnevalini che fa come si chiama, la visita oculistica, eccetera. Se Dorrella ha Antonio Ambrio via. ambliopia, sì. Allora, Ambrio via. l'attività distintiva è un'attività ricorrente che rispecchia l'identità, la specializzazione del club distretto, multidistretto che lo organizza. Cioè, per me è un'attività distintiva. Io voglio dire, ecco, volevo vedere degli esempi pratici, perché noi cioè, facciamo delle squisizioni così, me lascia un po' perplesso, scusate, io sono sincero, vi dico le cose che penso. No, non so cosa risponderti. Scusa, la nuova attività doveva partire a settembre per motivi non dipendenti dalla nostra volontà italiana. Partirà presumibilmente in gennaio e quando avremo il nuovo portale con nuove indicazioni e con nuovi sistemi di compilazione, faremo dei nuovi corsi, faremo come chiedeva Rodoloni un tutorial, ma in quel momento, in questo momento di transizione, dobbiamo continuare a gestire come abbiamo fatto fino adesso, negli ultimi 5 anni. Ma sono d'accordo, però voglio dire, sarebbe stato piacevole stasera vedere qualche esempio particolare. Se ci sono delle registrazioni particolari che noi facciamo, c'è una donazione, adesso io voglio dire, poi alla fine le aggiustiamo tutte, non c'è problema. Però voglio dire, se facciamo un incontro, lo dobbiamo fare per cose particolari, perché per me, io so da un anno e mezzo che lo utilizzo per il club di Viterbo, quindi voglio dire, ci ho registrato tutto, qualsiasi attività io la metto sull'attività, quindi voglio dire, me la ritrovo, non ci sono problemi. Però poi certe volte mi Esatto, vengono dei perché dubbi. si registrano sia service che attività, che sono due cose diverse. Le attività sono i consigli direttivi, sono i convegni. I service sono quelli in cui vengono soprattutto donati anche dei soldi che vanno all'ECF oppure vanno ad altre, diciamo, cause benefiche, a una parrocchia, a un ospedale o tutto il resto. Certo, Tutto questo certo. va registrato e chiaramente confluiscono ciascuno in un settore, delle registrazioni che stanno su My Lions. Beh, però ecco, se facciamo un'altra riunione, facciamo anche con qualche esempio concreto, perché voi mi dite teorico, voi mi dite, basta che ci mandate le slides e le vediamo, insomma, poi. Però per dirla tutta, era previsto, come qualcuno già ha detto, che questo nuovo sistema sarebbe entrato in vigore a settembre. Ma tu sai che In l'informatica settembre. non è una scienza esatta, no? E non essendo esatta, i ritardi si accumulano per errori, per difficoltà. Adesso, come ha detto anche Manlio, il nuovo sistema dovrebbe, sempre condizionale da usare, entrare in vigore a gennaio. Allora, dopo questa entrata in vigore, sarà compito anche della nostra Accademia fare una apposita riunione per cercare di diffondere meglio le problematiche che si affrontano e tutte le soluzioni che noi e che l'Associazione Internazionale ha individuato per poter risolvere questi problemi. Quindi dobbiamo avere un po' di D'accordissimo, pazienza, ok? Fino a gennaio, va bene? io d'accordo, mica do la colpa a voi che oggi non è pronto il No, nuovo. no, ma. Io so perfettamente che ci sono dei problemi quando se parliamo di informatica, parliamo di queste cose qui, è chiaro che si prevede una data e poi cambiano, per carità, nella maniera più assoluta. Però diciamo che il bello, credo, per le persone che sono presenti questa sera, è vedere qualcosa di concreto, qualche esempio concreto di come le registrazioni, cioè, o perlomeno io mi permetto di dare questo suggerimento, poi dopo non lo so se Lo guardate faremo come la pensate. sicuramente, ma dobbiamo farlo quando è il momento, dai, Ok, ok? grazie. Andiamo avanti con le Grazie. domande. La parola a Francesco Sgambato.
Sì, riprendo io allora. Parlavano tutti di club, diciamo, di indirizzo mail di club e quant'altro. Noi neanche ci siamo nel sito, non esistiamo proprio, Maglio. Cioè, stavo vedendo adesso il sito 108L, tutti i club, ci sta Roma San Paolo, Roma Sistina, Roma Urbe, ma Roma Sibilla non c'è. Come mai? Visto È che un nuovo siamo club. dal Perché 27 di giugno che siamo probabilmente nati? esistete da troppo poco e non siete stati ancora inseriti tutto lì. Perché Ho l'inserimento capito, ve non lo ci faccio volete, io ho capito, non ci personalmente. volete. Adesso me lo segno tra gli appunti. Di al Ma governatore che qui va dai, presente, insomma. di al governatore qui No, presente che il mio vi Lions vogliamo. guida, che il mio Lions guida, di al governatore, guarda, non ci Vai voleva, è venuto lì a fare tranquillo. la relazione guida e fine della trasmissione, giusto, governatore? Vabbè, Francesco, adesso non essere troppo estremista. Noi ti proviamo tutti i soci presenti e futuri. Il club, ogni club, ogni socio è importante per l'associazione. No, diciamo No, che ma abbiamo. dai, Dai, già siamo 25 e ne stiamo mettendo altre 4 dentro, è venuto siete solo questo. bravi, bravi. Questo così si fa. Quindi, Andiamo avanti, posso andare avanti, Francesco, e devi dire altre cose? no, dico, se ci dite i dati che vi servono per metterci Sono dentro, scritto. che dici, Maglio? Scusami, ti sento a tratti? Si è frizzato. Mario, ci sei? No, Mario si è fermato. Ecco, Alza va. l'audio Ah, del coso, del complimenti. dispositivo. Complimenti. Alza l'audio del Dicevo, dispositivo te mobile. mi dici che dati ti servono del club da mettere sul sito, te li mando e poi quando potete ci mettete. Questo sto chiedendo io. Se mi fate sapere quali dati No, mi servono. informo e ti faccio, lo fa il nostro office automatico. Adesso chiedo, ti faccio contattare. Vabbè, chiamo io Roberto, non è un Ti problema. informo e ti faccio sapere. Non so quali dati servono all'office informatico distrettuale. Ok, Va bene, va chiuso. bene. Andiamo Fatemi avanti sapere, ancora. chiuso. Ok, grazie Francesco. Adesso Andrea Dottoloni deve riparlare. Dimmi, dici. Che ha da fare qualche domanda. Prego, Claudio. Buonasera a tutti. Se possibile, possiamo dare qualche indicazione di come si possono richiedere, e se ancora in vigore, i PIN Scusatemi, e. sono riuscito a riattivare l'audio. Andrea, Mia scusa, domanda era. ti faccio parlare dopo. Ne facciamo finire la Ok, domanda a Claudio. Dai, Claudio, stavo continua. dicendo, se possibile dire qual è la procedura per richiedere i PIN per i nuovi entrati all'internazionale. Se c'è ancora questa possibilità. Oh, parliamo di kit nuovo socio? Affermativo. Affermativo. Allora, io ne dispongo di alcuni ancora. Se mi scrivi quanti te ne servono, faccio in modo di farteli recapitare. Con la firma del presidente Patti Hills o quello vecchio? Con la firma del presidente Patil, ne ho ancora qualcuno. Poi, se te ne servono parecchi, ti dico l'indirizzo al quale devi rivolgerti per averne altri. Ma se te ne servono un paio, tre al massimo. Scrivimi, mandami un'email, mi telefoni e te li faccio avere in qualche modo. Ok, grazie Claudio. Ascolto. Claudio, hai altre domande? Grazie. Posso andare avanti? Allora, Andrea Dottoloni. Sì, dimmi, scusa, prego. Volevo dire Claudio. che l'anno scorso fu inviata la richiesta per i due nuovi soci che sono entrati, ma non sono mai arrivati. Quindi a sto punto forse Quelli dovremmo dell'anno rivolgerci al scorso non so distretto. che dirti, scusa. L'anno scorso era l'anno scorso, vabbè, Claudio, dai.
Ascolta, io quest'anno ne ho ricevuti un pacco, ne ho di 40 pezzi, ne ho già distribuiti più della metà a quelli che me li hanno richiesti, per gli altri c'è scritto nella scatola indirizzo dove ordinarli quando saranno finiti. Ogni club provvederà per conto suo, ma ancora ne ho qualcuno, quindi se qualcuno è interessato mi contatti e glieli faccio avere. Grazie. Allora, io Prego. sono interessato ai PIN del segretario. Poi, Te volevo lo chiedere, compri? allora, ho Te lo avuto compri? dei problemi con i soci, quelli onorari, che volevano aggiornare i dati, ma non ho potuto aggiornarli perché a me è possibile aggiornare solo i dati dei soci ordinari, non di quelli onorari né di quelli affiliati, né di quelli, diciamo, cioè tutti, cioè sono immodificabili tutti tranne quelli ordinari, immodificabili, eh. Sì, questo è il sistema. Se volete, io vi posso dire una cosa. Per Chiedi che quanto venga riguarda cambiato, lo manderemo a Outbrook se ce lo cambia. allora, quello che posso dirti, non si Antonio, sente. mi senti tu adesso? Antonio, mi senti? Andrea, scusa, Andrea, mi senti? Andrea? Sì, ti sento. Allora, il socio onorario non lo puoi cambiare da club in cui è inserito, deve essere cambiato dal socio dove è esattamente socio ordinario. Perché il Ah, socio ok, dal quindi club mi senti. originario. Ah, capito? Ok. Questo per i soci Lions. Per gli esterni credo che si possa comunque cambiarlo, se è un esterno, eh? Cioè, tu probabilmente hai voluto cambiare i dati di un socio onorario che è socio di un altro club dove lo è ordinario. È lì, è giusto che il sistema non te lo faccia fare, Allora, io avevo come intenzione soltanto quella di cambiare i caratteri, di distinguere le maiuscole e minuscole, cioè impostare i nomi solo in, diciamo, con le iniziali maiuscole e il restante parte del nome minuscolo e ovviamente anche sull'indirizzo email, cosa che comunque è una pratica migliore rispetto ad avere anche gli indirizzi email in maiuscolo, cosa che ovviamente certe volte genera errori, perché alcuni software email non convertono i caratteri in indirizzi con minuscole, perché gli indirizzi email, per esempio, sono soltanto con i caratteri minuscoli, non con i maiuscoli. Quindi, comunque e poi prova così comunque per ora. Parla col club originario del social per quello. Bene. C'è un'altra richiesta di Giovanni Antonio Murgia. Prego, Antonio, Giovanni Antonio. attivate l'audio. Se è possibile, Ah, Giovanni, mi Caramella. dicevi un Giovanni, attimo, ti sei devi messo. ricominciare, non ti Dicevi abbiamo. un attimo. Giovanni La Antonio, scheda pure. sempre con schede separate. A chi tocca? Giovanni Antonio Murgia che stava parlando. Prego Giovanni, devi ricominciare perché non abbiamo sentito. Abbiamo sentito male. Ci sei? Sei Giovanni? Beh, aspettiamo che magari possa riconnettersi o possa connettersi in maniera corretta. Diamo la parola a Anna Ramella. Prego, Anna. Sì, grazie. Volevo domandare se il programma generale di massima e il bilancio preventivo approvati dall'Assemblea vanno ancora trasmessi e a chi? Alla segreteria, alla mail della segreteria? Manlio? Il programma
il programma dei servizi della nuova annata vanno indirizzati a DIT segreteria distrettuale 108L@gmail.com Grazie. O a segreteria distretto 108L come preferisci. Perfetto. Un'ultima domanda. Prego, prego, vai, vai. Io utilizzo abbastanza tranquillamente la pagina di My Lion e inserisco man mano le attività che facciamo. Quelle che invece si chiamano attività future, cioè l'annuncio delle prossime attività, ho provato ad utilizzarlo e mi fa inserire tutti i dati, ma c'è un bug, un qualcosa che funziona sugli orari. È obbligo mettere dove si svolgerà l'attività, a che ora, quando vai a inserire l'ora non fa distinzione fra AM, PM, fa una gran confusione e quindi è impossibile inserire l'attività, altrimenti tutti leggono che noi ci riuniamo alle 8 di mattina, per dire. Quindi volevo segnalare, l'ho già detto a Tamburi, se controlla questo discorso, attività future da comunicare, perché l'orario non funziona. Me lo segno anch'io e glielo ricordo, dai, grazie. Grazie. Volevo riprovare Giovanni Murgia, ci sei? Giovanni Antonio, ci sei? Io ti vedo connesso, però non sono in grado di capire se ascolti e puoi parlare. No. Non vedo altre richieste di informazioni. Ecco chi è, eccolo. Giovanni, ti sei connesso? Puoi provare a parlare? Dai, prova una. Francesco è connesso, Giovanni, eccolo. Se vuoi parlare, tocca a te. Cerca di. Proviamo a sentirti. Pronto? Provate ad attivargli il microfono da remoto, che non lo attiva, cioè il telefono, il microfono spento. È attivato. Se lo vedete adesso bene. Sì. È adesso sì, prima no. Non ci sente. Beh, insomma, stasera è stata una sessione un po' movimentata per tutta una certa serie di motivi, e quindi mi scuso come Accademia che abbiamo avuto un po' di problemi tecnici soprattutto. Credo che un'attività, come vi ho già predetto, ci sarà. Mi scuso anche io perché. Vabbè, tu pagherai il caffè a tutti quanti noi presenti, più di così non puoi. Veramente non. Mi aspetto un caffè a Foligno, va bene? A tutti quanti quelli presenti, dopo ti faccio avere la lista. No, a parte gli scherzi, purtroppo l'informatica e soprattutto le connessioni non sono sempre così sicure, anche se dicono che abbiamo addirittura tutti la fibra. Vabbè. Allora, io dico che questa riunione è stata una riunione che noi abbiamo voluto. Io pagherò fare. Il caffè a tutti, guarda. Ormai. Anche tu, Giovanni. Capito. Va bene, va bene, va bene. Diciamo che noi comunque avremo sicuramente necessità di fare altre riunioni quando e se il sistema nuovo entrerà in vigore. Quindi aspettatevi più di una sessione dedicata proprio ad imparare come utilizzare il nuovo sistema, che da quanto io ho capito non sarà così semplice e banale. Quindi proprio per questo ci sono questi ritardi, perché quando uno progetta un nuovo sistema informatico le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Detto questo, io, se non ci sono altre domande, se il nostro Murgia non riesce a dire nulla, e lo vedo che ogni tanto flippa lì, però è come se volesse collegarsi, c'ha la speranza, però poi non si collega. Vabbè, io non vi voglio. Io in questi casi consiglio Starlink, ragazzi. La cosa migliore. Ah, io sono collegato con Starlink, nonostante sto a Roma. Vabbè, sai. Perfetto.
ognuno ha le proprie idee, quindi noi lasciamo libertà di scelta dei sistemi con cui connettersi. Quello che voglio ricordarvi è che, Purtroppo. allora, diciamo che questa sessione è stata un po' movimentata, giusto per essere così. Le risposte ai vostri dubbi proviamo a darle più avanti e faremo in modo che Manlio si trovi un'altra location da cui collegarsi in modo tale che possa essere più efficiente il collegamento. Sicuro, Io vi sicuro, ringrazio hai la mia parola. di essere presenti, ringrazio Francesco della sua assistenza e do appuntamento a voi o alle persone che sono già iscritte a domani, dove speriamo di farvi divertire. Si parla del presidente, di che cosa dovrebbe fare al minimo un presidente per essere considerato un presidente di un club Lions. Perché i presidenti possono fare quello che vogliono se sono presidenti del proprio club sotto casa, ma se fanno parte di un'associazione ci sono delle regole da rispettare, dei minimi da osservare, poi ovviamente nella semplice possibilità che ognuno fa come gli pare, sappiamo che ci sono delle minime attività che un presidente deve prevedere nel proprio programma. Io vi do appuntamento a chi di voi, speriamo che i collegamenti domani funzionino bene. A domani alla stessa ora per cercare di scambiarci un po' di idee e soprattutto discutere su quali sono i ruoli del presidente. Io vi ringrazio ancora per la vostra presenza, per la vostra partecipazione. Ringrazio ovviamente Manlio per la sua presenza, comprendendo le sue difficoltà, perché se uno cerca di collegarsi Vi dalle scuso nuovamente. e Vai. poi non ci riesce, non è colpa sua. Purtroppo i sistemi sono quelli che sono e anche le linee di comunicazione non sono poi così efficienti. Vi rinnovo una buona serata, buona cena e a chi vuole, a domani. La posso disturbare un attimo, Grazie. governatore? La Buona posso disturbare un serata, attimo al ciao a telefono? tutti. Chiamo al telefono, Francesco. Ci Buonasera. sentiamo? Sì, la chiamo un minuto, sì. Grazie, a Ok, tra poco. buonasera a tutti, arrivederci. Grazie.